Università, garante della privacy e della protezione dei dati personali, dottor Soro, eccoci qua. Allora, gli appunti qua. E come la vede questa questione, come dire, di una, come l'ha chiamata Bottoni, luogo comune in cui si possano incontrare i regolatori nazionali per non accavallarsi nei ruoli, nelle competenze per coordinare appunto la loro attività al meglio, naturalmente nella condizione di poter portare la massima tutela proprio nel mondo dei consumatori? Grazie, risponderei subito dicendo che al momento non mi sentirei di dire che questo luogo comune è efficiente. Ci sono sicuramente delle relazioni fra le varie autorità più o meno intense, penso e sono convinto che debba nella direzione che ha appena indicato il Presidente dell'Autorità per l'Energia e il Gas accentuarsi molto questa opportunità, anche perché credo che, diciamo, i riferimenti, i fattori che definiscono il perimetro del lavoro delle varie autorità sia segnato da elementi assolutamente comuni. Vorrei richiamarne così, in qualche modo indico anche quali sono i temi che più impegnano l'autorità che io presiedo. Con forze tra l'altro ridotte in questo momento, no? Perché si avrebbe anche un po' di questo. Assolutamente ridotte. I due fattori che definiscono il perimetro di lavoro sono, a mio parere, lo ha indicato molto bene in questo lavoro di rapporto presentato stamattina, la crisi, certamente la crisi dell'economia da una parte, e dall'altra io aggiungo in modo molto deciso e assolutamente innovativo gli effetti esplosivi della rivoluzione digitale, del cambiamento strutturale dei comportamenti della società e quindi della qualità e quantità di relazioni che si aprono fra i cittadini e le imprese e che pongono assolutamente problemi inediti rispetto ai quali nessuno da solo può pensare di avere tutte le risposte necessarie. La crisi, certamente, si è detto, la crisi dell'economia occidentale in modo particolare, ma per come noi la vediamo nel nostro paese, con grande acuzie, finisce con lo spostare in modo sempre più evidente l'interesse delle varie espressioni di governo in favore, diciamo, della domanda economica, del tentativo di offrire una risposta al bisogno di più efficienza e più libertà dell'impresa, e qualche volta è un eufemismo, spesso il tentativo di dare una risposta finisce con lo mettere in posizione residuale la difesa dei diritti dei cittadini e sostanzialmente di comprimere in una posizione marginale la difesa dei cittadini. Io vorrei dire che una democrazia che considerasse un lusso la difesa dei cittadini in tempo di crisi sarebbe una democrazia non in buona salute. In particolare in un paese nel quale, lo voglio ricordare, esiste una carta alla quale a mio parere dobbiamo sempre richiamarci di riferimento, che è quella che mette insieme i principi che rendono sopportabile la vita comune con gli interessi contrapposti, che è la nostra Costituzione, che specificamente l'articolo 42 dice che la libera iniziativa dell'impresa privata non può mai avvenire in assenza di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. E questo richiamo, a mio parere, deve essere, diciamo, la bussola con la quale governare i processi e le contraddizioni e anche i conflitti che il tempo di crisi produce. Aggiungo che per quello che riguarda l'autorità per la protezione dei dati personali, questa autorità trae diretta origine e legittimazione dalla direttiva europea che ha voluto proteggere i dati personali nel lontano 95
come strumento per rendere più facili i rapporti di impresa nella dimensione, nello spazio economico europeo, per favorire la libertà di movimento dei beni, dei servizi, creando un equilibrio fra questa libertà economica e la difesa dei dati personali, considerato il dato personale come una espressione di libertà, una espressione primaria del diritto alla vita dei cittadini. Io vorrei dire che la vita è sempre, ricordarlo, è sempre più, ma è sempre stato un susseguirsi, un flusso continuo di informazioni che si svolge nello spazio fisico, prima sempre solo nello spazio fisico, oggi anche e sempre più nello spazio digitale, ma è la vita. Le nostre informazioni personali non sono un qualcosa di marginale, sono l'espressione della nostra vita. E tutte le volte che non viene protetta una informazione che ci riguarda personalmente, non viene protetta la vita. E se nello spazio fisico o nello spazio digitale viene reso difficile esercitare i diritti, se viene resa possibile il frutto della nostra identità, quella è una condizione in cui perdiamo la libertà. E quindi l'equilibrio che la Costituzione nostra, ma l'ordinamento europeo ci impone, è quello di proteggere i diritti in una condizione, in qualunque condizione, perché questo è il segno principale che rende distinguere le democrazie liberali da altri regimi. Anche in un paese che deve combattere la forte evasione fiscale, voi avete fatto un intervento molto incisivo sul tema del redditometro. Direi che tutti i temi nei quali va esercitato un bilanciamento, la ricerca di un punto di equilibrio, sono i temi in cui si esercitano queste funzioni. Ora è di questi giorni il nostro parere sul redditometro cosiddetto, che voglio dire, è apparso in molte letture come una bocciatura, più semplicemente voglio dire che in questo caso il punto di difetto originario sta nel fatto che si è emanato il decreto ministeriale che aveva a riferimento importanti dati personali senza chiedere il parere dell'autorità competente, così come la legge prevede. Noi abbiamo dovuto utilizzare molti mesi per rendere possibile una conversione del procedimento, devo dire fatta in buona e assoluta, corretta e leale collaborazione con la direzione dell'Agenzia delle Entrate, ma perché il provvedimento nasceva con un vizio di fondo, che era quello di pretendere di attribuire dati di carattere generale costruiti attraverso la ricerca Istat con una finalità che è statistica, e che la nostra legge, come diceva Price, dice espressamente che i dati raccolti con finalità statistiche non possono essere utilizzati per imporre degli oneri ai singoli contribuenti. Quindi c'era un vizio di fondo che forse fin dall'inizio andava escluso. Abbiamo, lavorandoci e trovando le forme giuste, modificato in profondità il provvedimento fino al punto di renderlo compatibile con il complesso degli equilibri che sono necessari. Deve essere chiaro che la lotta all'evasione fiscale corrisponde anche questa alla tutela di un diritto, che è il diritto all'equità fiscale, e che va bilanciata col diritto alla protezione della vita privata, della riservatezza, per evitare che l'invasività eccessiva finisca con lo sbilanciare. L'equilibrio è esattamente l'espressione più matura di un dettato costituzionale che ci impegna a ricercare questo equilibrio, e lo abbiamo fatto in questa occasione, come lo abbiamo fatto in tante altre occasioni, anche in questa materia. Voglio ricordare che meno di un anno fa noi abbiamo, anche lì, un lavoro di modifica profonda in materia di raccolti di anagrafe dei conti correnti, prodotto un effetto di sicurezza dei dati, di protezione dei dati, che non solo ha messo al sicuro la vita privata dei cittadini, ma ha anche reso molto più efficiente il sistema dell'anagrafe, perché poi il problema non è mai di sbilanciare l'efficienza con i diritti, bisogna con fatica ricercare il punto di equilibrio che serva a mettere insieme efficienza
del sistema, dei sistemi complessivi del nostro paese, che si esercitano sui grandi temi come questi, ma anche su quelli piccoli. Io lo richiamo solo per non portar via troppo tempo. Una delle cose che più da questi giorni, cioè non impegnato, ma ci ha spinto a prendere, ad assumere un provvedimento generale che adesso sottoponiamo a consultazione, che può sembrare banale, le chiamate multe. Le chiamate multe sono un'espressione, sono state, così come sono state in qualche modo avviate nella pratica, diciamo, delle società che utilizzano il call center fondamentalmente, un modo per rendere più efficiente l'impresa, fino al punto di arrivare anche a sfruttare al massimo i lavoratori, creando con dei dispositivi tecnici un invio di chiamate molto maggiore rispetto al numero di operatori che poi possono parlare con i consumatori e gli utenti telefonici. Con l'effetto che il tempo in cui l'operatore non è pronto si trasforma in chiamata muta e il cittadino riceve una chiamata silenziosa, che per alcuni è banale, per molti è angosciosa. Noi abbiamo ricevuto in pochi mesi più di 1000 segnalazioni, cioè un numero di segnalazioni che rispetto alla generalità delle segnalazioni è assolutamente esatto. Abbiamo trovato un punto di equilibrio, non impedendo di utilizzare questi strumenti, ma condizionandoli a procedure molto precise in difesa del consumatore, perché il consumatore non può essere il punto su cui si scarica l'esigenza di rendere più efficiente il sistema dell'impresa di consente. Quindi ci sono temi, cito uno che può sembrare banale, ma insieme a questo vorrei ricordare un insieme di interventi fatti nella stessa logica come quella della informazione commerciale, in cui il registro delle posizioni, no? Beh, il registro delle posizioni per la parte che riguarda l'aggressività del marketing, per un altro settore, quello delle informazioni commerciali, del progressivo crescere di banche dati settoriali in cui che consentono a cittadini e a operatori di accedere a sistemi di informazione e siti anche diversi da quelli per i quali avrebbero titolo. È uno dei settori in cui si rischia, per rispondere a una legittima esigenza delle imprese di avere informazioni utili per la propria attività, però di produrre, se non governate, effetti di discriminazione, di stigmatizzazione sociale terribili. Stiamo lavorando in questo campo, voglio dire, per concludere, credo a breve, un codice deontologico con le varie aziende interessate, proprio per trovare un punto di equilibrio che non metta fuori gioco questo sistema, ma che dia certezze ai cittadini di avere delle tutele. Naturalmente tutto questo avviene nella vita, nello spazio fisico abituale, poi c'è tutto un campo appunto del nuovo spazio digitale, nel quale siamo noi a mettere la nostra mail su tutti i siti che visitiamo. Poi ecco, lo spazio digitale rende ancora più comprensibile l'equivalenza fra i dati personali, le informazioni personali e la vita, perché noi consegniamo quotidianamente informazioni che ci riguardano, non solo quando utilizziamo lo smartphone per fare acquisti anziché usare il contante, ma in qualche modo nello stesso momento in cui lo stiamo usando stiamo consegnando informazioni a un destinatario altro rispetto a quello che abitualmente era l'interlocutore con cui abbiamo a che fare quando paghiamo i contanti o anche quando paghiamo con un assegno. Ma quando utilizziamo, si parlava prima della smart city, ma il progressivo dilatarsi attraverso l'innovazione tecnologica di sistemi cosiddetti intelligenti che rendono la vita qualche volta un po' meno piacevole rispetto a quello che probabilmente era negli auspici o è negli auspici di ognuno dei singoli attori che hanno promosso la smart city, fino al punto dell'utilizzo di internet, della consegna quotidiana, parti crescenti della nostra vita sotto forma di informazioni che non muoiono nel dispositivo, ma che vengono poi raccolte, veicolate fino a arrivare a un contenitore, oggi sempre più in cloud, quindi in un luogo assolutamente distante e spesso sconosciuto, anzi direi più frequentemente sconosciuto, raramente noto, in cui vengono non solo raccolti e conservati, ma vengono poi elaborati, intrecciati per obiettivi di profilazione commerciale. Naturalmente la profilazione commerciale
consente ai grandi colossi di internet di accumulare grandi ricchezze, i dati personali sono diventati una fonte di gigantesca ricchezza, la più grande ricchezza del nostro tempo sono i dati personali utilizzati dalle società che attraverso queste diventano intermediari sempre più esclusivi fra chi produce i beni e chi li consuma, e in forza di questa ricchezza offrono servizi apparentemente gratuiti, e noi in forza della gratuità consegniamo sempre di più parti della nostra vita che producono l'effetto di avere una nostra identità digitale presente in una contenitori, una banca dati usata da altri, venduta, resa oggetto di commercio, perché è evidente che i grandi colossi di internet vendono le nostre informazioni, che non sono genericamente informazioni aggregate per cui uno può pensare che sono le informazioni di un paese, di una regione, sono le informazioni sempre più individuali, fino al nome e al cognome, per cui queste informazioni che oggi vengono utilizzate molte per ragioni commerciali, come noto, possono essere utilizzate anche per altre finalità, e le finalità per cui sono state utilizzate, ora si sa del data gate, ma penso che non sia l'unica agenzia di sicurezza al mondo che attinge, perché il data gate in fondo è il punto di incrocio di tre fattori: quello della profilazione commerciale spinta fino alla raccoglie. Pensa che i servizi segreti americani volessero sapere le attitudini di spesa della signora commerciale? Hanno trovato un sistema già pronto, per cui non c'è più ragione di andare a fare con 007 la raccolta delle informazioni presso il cittadino che vive in qualunque paese del mondo, perché basta bussare lì dove sono contenute le identità di tutti noi e si hanno tutte le informazioni. E il combinato fra questo elemento, fra il deposito di cavi di fibre ottiche a portata di mano, non di tutti, ma di alcuni a molto a portata di mano, e la legislazione emergenziale degli Stati Uniti ha prodotto il data gate. Questo insieme di fattori, ma non è che solo gli Stati Uniti possono accedere. E che non solo gli Stati Uniti hanno i colossi di internet, ci sono altri attori nel mondo, in altre parti del mondo, che sempre di più invadono il mercato digitale e che sempre di più si radicheranno dentro tutti i nuclei del sistema delle comunicazioni elettroniche, e sempre di più saranno capaci di avere capacità anche competitiva rispetto ai colossi americani. Quindi lo scenario, uno scenario assolutamente complicato, ma per molti aspetti anche molto preoccupante, di cui forse dovremmo avere più netta consapevolezza. Concludo per dire che evidentemente in questa prospettiva poi occorre interagire, occorre che tutti ci mettano la loro parte, le istituzioni. Naturalmente i dati personali devono essere percepiti come la vita e quindi vanno protetti dal primo giorno, da quando noi facciamo una qualunque operazione, dovremmo avere la consapevolezza che non è un'altra vita, non è una vita virtuale, è la vita reale. Cioè quando noi consegniamo le nostre informazioni al contenitore internet piuttosto che usiamo lo smartphone, stiamo vivendo realmente, stiamo scambiando informazioni nella vita reale, non in una vita. Però Presidente, solo un'ultima domanda, poi la lasciamo, ma secondo lei nella percezione dello Stato ci sono problemi di privacy di serie A, di serie B? Perché appunto mi colpiva molto quello che lei diceva prima, nella costruzione del nuovo redditometro il parere dell'autorità garante dei dati personali non è stato neanche chiesto, siete voluti intervenire nel momento successivo. Scoppia il data gate, lei stesso scrive una lettera al Presidente Letta, ma subito firmato un protocollo con i 007 italiani per fare in modo che si possano evitare degli abusi. C'è appunto, e lo Stato recepisce immediatamente la gravità del problema. Ci sono problemi di serie A e di serie B? No, c'è, a mio parere, io non lo dico polemicamente con nessuno, tantomeno con questo governo, che c'è da poco, insomma, c'è una sottostima del valore della protezione dei dati personali. Per cui la struttura dell'autorità, che in Italia non è una concessione benevola di un governo, è l'ordinamento comunitario che ha imposto di avere questa autorità in Italia come in tutti i paesi europei. Io registro solo che l'autorità che io presiedo ha uno sparuto gruppetto di volontari, volontarosi e bravissimi funzionari a fronte di
ministeri che hanno funzioni altrettanto importanti, ma che hanno decine di migliaia di dipendenti, che forse c'è una sproporzione, per cui se a noi si chiede, come è giusto, perché la legge lo impone, di avere la tutela dei dati personali anche nell'ambito dell'attività di intelligence, per cui io sono fatto parte attiva per costruire insieme alla direttore del Dipartimento per la Sicurezza un protocollo che renda più efficiente questa nostra capacità di tutela. Naturalmente bisogna anche sapere che poi va accompagnata questa attività da risorse, e noi abbiamo invece una condizione, devo dire, inaccettabile di finanziamento dell'autorità, lo dico davanti ai colleghi, ai quali si fa carico, i colleghi delle altre autorità, si fa carico di finanziare e risulta l'autorità per la protezione dei dati personali, perché noi non siamo un'autorità di regolazione, quindi non possiamo attingere dai regolati, ma non è pensabile che noi dobbiamo attingere dai cittadini italiani per tutelarli. Spetterebbe al governo, lo stiamo chiedendo con forza, credo che tra qualche giorno alzeremo anche. Io temo invece che Cottarelli vi prenderà ad esempio e magari a trasferire le altre, spero di no, naturalmente. Grazie, Presidente Sordo.